Buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Scuola Capitale Sociale. Io sono Marco De Bartolomeo, sono il direttore operativo di Scuola Capitale Sociale e vi rubo davvero un minuto, giusto per magari a chi non ci conosce, per dire due parole su chi siamo, ecco, su cos'è Scuola Capitale Sociale. La scuola è un'associazione di promozione sociale, non a scopo di lucro, che si propone appunto come obiettivo quello di sviluppare capitale sociale e cerchiamo di farlo, insomma, attraverso attività didattica e di formazione che sia a forte impatto sociale e poi anche attraverso attività divulgative gratuite come questa lecture, che sono appunto poi aperte un po' a tutti e tutti gli interessati. Insomma, come potete immaginare, il ventaglio tematico questo obiettivo così ambizioso di sviluppare capitale sociale è molto 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 vasto. Noi facciamo corsi, attività che vanno appunto dal tema della cura di sé al caregiving, quindi alla cura degli altri, dal supporto alle persone in lutto, alla cittadinanza attiva, alla progettazione del dissenso, alla finanza etica e così via. Con questa lecture oggi inauguriamo un nuovo importante filone che è appunto quello dedicato alla sociocrazia. E niente, io lascio subito la parola ai nostri ospiti e al moderatore di questa lezione, che poi avrà cura di introdurli per bene uno per uno, Lapo Brau, che appunto è facilitatore, formatore, ex consigliere della rete italiana Villaggi Ecologici e da molti anni insomma impegnato e al lavoro sui temi delle comunità intenzionali e del bioregionalismo. Prima di lasciarvi appunto nelle mani di Lapo e dei nostri ospiti, una piccola nota tecnica. L'audio, come avete notato, vi è stato, c'è l'audio, la possibilità di aprire l'audio, quindi il microfono, vi è stato disattivato perché appunto siamo tanti, però vi invito a usare la chat per porre domande, riflessioni, suggestioni varie, perché appunto poi alla fine dell'incontro di questa oretta in cui staremo insieme, ci sarà uno spazio dedicato proprio alle domande e alle riflessioni del pubblico. Quindi l'invito è di utilizzare la chat e basta. Lascio la parola all'Apo che ringrazio. Grazie Marco per questa introduzione, grazie alla Scuola di Capitale Sociale. E non vi nascondo che sono emozionato in questo momento, ma perché è veramente un momento magico. Vedo tantissime persone, qualcuna l'ho intravista, non so, poi chiederemo dopo alla regia quante persone siamo questa sera, ma mi sembrano veramente tante. E questo mi fa capire, ci fa capire quanto interesse c'è in questo momento rispetto al tema del decidere insieme, dell'organizzarsi, dello strutturarsi, no? Come gruppi, come organizzazioni, e è molto bello, insomma, tutto questo interesse. Allora, sì, la presentazione, io già Marco ha detto qualcosa di me, quindi non mi dilungo su dire cosa faccio. Questa sera semplicemente sarò un custode di questo spazio da qui per la prossima ora, quindi fino alle 7. E qualcosa vi ha detto già Marco rispetto alla chat, quindi invece aggiungo anche, la useremo più tardi, nel senso che vi chiederei di segnarvi le domande che avete da fare, che vi sorgeranno, e poi le scriveremo in un secondo momento verso la metà dell'incontro, di modo che poi le avremo lì e potremo leggerle e trovare un po' le risposte con i nostri ospiti. E, che altro dirvi? Semplicemente voglio darvi il benvenuto in tutta la diversità che c'è in questo momento, perché anche, anzi, vorrei per un istante scorrervi, vedo un po' di voi che hanno il video acceso, qualcuno è stanco, qualcuno è energico, qualcuno è arrivata dalla giornata di lavoro, quindi immagino tutta la diversità che c'è e che è benvenuta in questo spazio, grazie di esserci. E che altro? Niente, oggi andremo a parlare del potere di decidere nelle organizzazioni. Perché questo titolo? Perché in queste tre parole c'è tanto. C'è appunto la parola potere, ovvero la capacità di generare impatto sulla realtà. E quindi andremo a vedere come questa parola si lega alla modalità con cui decidiamo in un gruppo, in famiglia, nelle organizzazioni, in un'associazione, nel nostro contesto di attivismo. Quindi la parola potere da una parte, la parola decidere dall'altra e la parola organizzazione, ovvero il come stiamo insieme, come ci strutturiamo e che direzione prendiamo. Per farlo, abbiamo questi tre ospiti meravigliosi che ora ritorno alla vista, voglio vedervi.
Eccoci qua, Michele, Marcello e Jenny. Dico due parole su di voi e vi lascio la parola, mi piacerebbe anche se volete aggiungere qualcosa per entrare un po' e raccontarci un po' chi siete, cosa fate e cosa vi interessa in questo momento rispetto al tema del decidere e dell'organizzarci. Allora, intanto Marcello Colla oltre 20 anni che si occupa di finanza etica. E sei responsabile in questo momento della pianificazione strategica e della gestione dei progetti per Etica SGR. Wow, quante cose! Poi ho visto un po' la tua storia, tutte le varie cose che hai fatto e la gestione anche di Banca Etica con 40.000 soci e 500 dipendenti. Fra un poco ci racconterai cosa vuol dire lavorare in questo senso. Intanto ben trovato e ben arrivato in questo spazio. Grazie. E poi c'è Michele Pierangeli, facilitatore, creator, coach. Anche Michele si occupa Michele si occupa di supportare aziende, start-up, fondazioni, cooperative. E in realtà ha una mente creativa e anche lì andando a cercare un po' spulciando, no? Hai fatto un TEDx sull'essere influencer. Ti relazioni alle organizzazioni, sulla parte anche relazionale, non sull'organizzativa. Poi ci racconterai qualcosa dopo, però c'è tanto da esplorare in questo senso, quindi sono curioso e siamo curiosi di sapere un po' di più. E Grazie Rambo, felice infine, di essere qui. Jenny. Bello, ciao Michele, scusami. Bello sentirti, bello che ci sei. E poi Jenny, formatrice. Ciao Jenny. Ciao. Formatrice, facilitatrice, counselor, ho dovuto scrivere un elenco lunghissimo, anche se ti conosco, devo leggerlo perché hai fatto tante cose anche tu. Direttrice del Gen Europe sei stata, che è il Global Eco Village Network, fondatrice e consigliera di Agolise, cofondatrice della Scuola di Arte del Processo italiana, sei stata formatrice nel CLIPS, che è l'incubatore per comunità, e vivi in una comunità intenzionale in Spagna in questo momento. E quindi ben arrivata e fra poco ci racconterai qualcosa di più. Anzi, vi chiederei in questo momento cosa volete. Io già ho dato una scarrellata così di quello che è un po' il panorama della vostra storia così. Cosa volete aggiungere in questo momento? Cosa vi appassiona e perché avete intanto intrapreso queste direzioni nella vostra vita? Posso iniziare io? Vai, La Michele. cosa che mi appassiona è supportare moltissimo le persone a realizzarsi e credo che il lavoro, dato che è una delle cose che molte persone fanno per gran parte della propria giornata lavorativa, sia una delle possibilità che abbiamo nel realizzarsi. E proprio l'idea del ridistribuire il potere e ridare potere è qualcosa che realmente mi appassiona. E grazie al potere ci si può realizzarsi. Se non hai potere, è un po' più difficile farlo. Si può fare magari tanto lavoro interiore, meditazione, ma c'è anche tutta la parte relazionale che per me è fondamentale. E dato che mi piace giocare, passo la parola a Marcello. Grazie. Ma per quanto mi riguarda, mi ricollego al tema del potere, perché ovviamente non posso non collegare il tema del potere al tema della finanza. Cosa c'è di più potente della finanza nel mondo che viviamo? E quindi per me, a me da 22 anni appassiona l'idea di utilizzare la finanza per trasformare il mondo in meglio, non in peggio, come spesso si vede fare. E questo credo che lo possiamo fare solo se appunto diamo pezzetti di potere a tanti soggetti e non, come normalmente avviene in finanza, solo a chi ha più denaro. Questa è una cosa che a me appassiona molto lavorativamente e poi contemporaneamente fuori dal mio lavoro mi appassiona molto, sì, l'idea della condivisione di risorse, idee e decisioni in ambiti differenti come insomma ecovillaggi, eccetera. Mi piace svelare un piccolo retroscena, anche se non l'avevamo concordato, insomma, è anche questa rete di relazioni che mi porta qua stasera con voi, e questo mi emoziona molto, l'idea che fili che tendi di relazione poi ti portino in luoghi che non ti aspettavi, e io non mi aspettavo di essere qua stasera, ma sono super felice di esserci. Grazie Marcello, passo a Jenny, poi aggiungo qualcosa anche su questo.
Allora, quando hai fatto la domanda, la prima cosa che mi è venuta in mente è un cuscino che io ho che dice l'impossibile solo tarda un po' di più. E credo che questo sia il refrain, un po' della mia vita. Io ho perso la vista all'età di 2 anni e sono sempre stata impegnata in qualcosa di sociale. Il mio sogno era di essere un'ambasciatrice e cambiare la politica da dentro. Ho fondato un'organizzazione per bambini di strada, ho iniziato a fare formazione trasformazione di conflitti, presa di decisione. Quello che per me è veramente importante è creare un futuro, un mondo armonico dove le persone si sentano viste, riconosciute, sentano la loro capacità, il loro potere interno e da lì si possa costruire insieme un mondo dove veramente la solidarietà, i talenti, anche gli imprevisti e le difficoltà delle persone possano essere accolte. E l'ho fatto attraverso diverse metodologie. In questo momento la sociocrazia, dal momento che io da sempre un po' l'ho poi menzionato che ho gestito la rete europea degli ecovillaggi, vivo in un ecovillaggio. E la cosa che mi piace, che sento che per me è importante, è che tutto ciò che io porto fuori, che spiego agli altri, è qualcosa che vivo nella mia pelle, perché vivere nella comunità e gestire un'organizzazione che ha anche contatti con il governo e mescolare tante dimensioni, la necessità di tante cose e senza una struttura chiara, un modo di prendere le decisioni insieme, un modo di lavorare in armonia con una comunicazione, trasformazione di conflitti, racchiude tutto. Quindi questo credo sia un po' la perla. Wow, grazie Jenny. Beh, hai detto quasi tutto, no? Nel senso, una bella panoramica di quello che può essere il potenziale di uno strumento come la sociocrazia, che oggi sfioriamo appena, però veramente bello sentirti e grazie Marcello di ricordare un po' la bellezza di essere noi in questo momento e anche per me è stato un onore lavorare con voi già nella preparazione. E lo vivo un po' oggi questo come un salotto in cui andiamo un pochino a esplorare per la prossima mezz'ora. 45 minuti un po' questi temi, quindi bello entrare in questa modalità da salotto serale prima di cena. In questa cosa, Marcello, volevo chiederti una cosa, poi magari rompiamo gli schemi, ci facciamo anche domande tra di noi, vediamo un po' come interagiamo e cosa ci interessa condividere con il resto delle persone che ci sta ascoltando. Però intanto mi incuriosisce questo. Banca Etica ha 40.000 soci, e oltre 500 dipendenti, oltre 500 dipendenti. Io sono andato a vedere su internet, proprio così, dare un occhio al sito, c'è scritto una banca libera, indipendente, cooperativa, che lavora per l'interesse più alto, ovvero quello di tutti, e anche del tuo, giustamente. Quindi c'è una parte, no, che è legata al cooperare e all'interesse di tutti, di tutte le persone, e allo stesso tempo anche dire, ok, c'è anche il tuo. E mi fa venire un po' in mente l'idea di una polarità, no? Tra la verticalità, il decidere, l'organizzarsi e anche l'ascoltare, il partecipare, il cooperare. Come riuscite a farlo in Banca Etica? Quali sono le sfide che avete incontrato? Cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato in questo momento? Sono curioso, e forse anche altre persone lo sono, quindi vai. Sì, beh, è un processo, ovviamente. Come dici tu, fin dall'inizio noi siamo nati sulla base di alcuni principi, che sono i principi della finanza etica. Uno di questi principi dice: va favorita la partecipazione alle scelte da parte dei soci e dei soggetti risparmiatori. Quindi avevamo un mandato in qualche modo che veniva da lì e che abbiamo inserito all'interno del nostro statuto. Quindi per noi è ok, questo è uno degli obiettivi che abbiamo. Una bella Detto questo, responsabilità. beh, non è che quelle che hai citato prima non lo siano, in effetti l'interesse più alto è quello di tutti, è un'altra grossa responsabilità. E contemporaneamente noi abbiamo dei grossi vincoli, come dicevi tu, no? Un vincolo organizzativo, se vuoi, di efficienza, chiamiamola così, ma anche dei vincoli normativi. Noi siamo un soggetto vigilato dalla Banca d'Italia che, diciamo, nel definire le norme, anche giustamente, perché sono delle norme di tutela dei risparmiatori, non è esattamente particolarmente malleabile, quindi possiamo dire che organizzativamente non è che possiamo fare quello che vogliamo. Abbiamo sicuramente scelto una forma, che è quella della banca cooperativa, che prevede un elemento fondamentale, che è quello del voto capitario, quindi ogni persona che partecipa, che è socia della banca,
Puoi esprimere un voto e quel voto vale 1 e non vale l'X per cento che quella persona detiene all'interno della banca. E questo è un elemento, diciamo, è un punto di partenza, però non è il punto di arrivo, non è come faccio a fare dialogare e partecipare quelli che adesso sono diventati 48.000 soci, perché ognuno vuole dire la sua, ovviamente. E quindi è un percorso che abbiamo costruito e stiamo costruendo in 20 anni di storia. Giusto 2 anni fa, nel 2021, abbiamo approvato un nuovo, quello che chiamiamo patto associativo, che è un documento che sostanzialmente definisce che relazioni ci sono tra i soci e la banca, come la banca facilita la partecipazione dei soci e qual è la struttura che ci diamo. Perché, di nuovo, 48.000 soci, se li metti tutti in una stanza, come dire, non ne esci molto, con molte idee sensate. E quindi l'idea è stata quella di creare dei luoghi di partecipazione, creare dei luoghi in cui questa cosa possa avvenire e identificare dei gruppi di soci che più di altri possono essere rappresentativi di determinate istanze o territoriali, 5 sono le aree territoriali dei soci, o per tipologia di soci, quindi i soci di riferimento o i soci lavoratori. E poi all'interno di questi gruppi i soci hanno deciso come auto-organizzarsi, un esempio su tutti, i soci lavoratori. Si riuniscono in gruppo e decidono col metodo del consenso, pardon. E quindi ognuno di questi ha fatto poi una riflessione su come organizzarsi, su quali strumenti utilizzare per far sì che la voce di tutte le persone possa essere ascoltata e possa arrivare laddove può essere ascoltata. E, un elemento, rispondo alla tua domanda perché secondo me è Sì, super va. interessante. Una delle cose che nella mia storia, nella mia esperienza è stata un po' più difficile è far comprendere che partecipare non vuol dire che la mia idea viene messa in atto, viene realizzata, no? La difficoltà nel dire ok, partecipo vuol dire che c'è un luogo in cui posso dire la mia e la mia idea viene veramente ascoltata e presa in considerazione. Dopodiché non è detto che sia l'idea che, come dire, viene realizzata e questo non è semplicissimo da far capire, soprattutto a determinati soci che ci siamo accorti magari nel tempo, ogni anno ripropongono la stessa idea perché magari questa volta andrà meglio. E quindi secondo me questo è un po', se vogliamo, un po' uno degli elementi da cui abbiamo provato a imparare e quindi che non ha funzionato benissimo all'inizio. Quindi la modalità partecipativa per cui Sì. vedevo Jenny sorridere e sono curiosa di sapere cosa stavi pensando, Jenny, perché magari ci puoi dire qualcosa nella tua esperienza di vita comunitaria rispetto a questo tema del partecipare, del portare la propria voce, in che modo viene portata. No, mi faceva sorridere moltissimo perché diciamo che la buona intenzione di decidere insieme, di partecipare, come dire, a volte decidiamo le cose ma non le applichiamo, no? Io decido che sì, voglio prendere le decisioni insieme, ma non ho capito esattamente quello che diceva un po' Marcello. Penso che il portare la mia idea sia che la mia idea viene ascoltata e no? La mia voce deve essere assolutamente inclusa. Partecipare significa saper ascoltare la voce degli altri, saper riconoscere che c'è nella tua voce una parte di verità, qualcosa di importante, portarla al gruppo, fare in modo che il gruppo veramente l'organizzazione veda quello che tu stai vedendo, se è così importante o fondamentale o che cosa manca. Perché si può, ma non significa che si realizzi la tua idea, no? Per me, quando io lavoro, no, con le organizzazioni, nella presa di decisione si parla sempre un po' della tolleranza. Se io penso che la mia idea sia la perfetta e implemento, faccio funzionare questa, ci sarà qualcuno dall'altra parte che si sente completamente escluso. Quindi io posso portare la mia idea, tu porterai la tua idea. E troveremo quella decisione dove nessuno si sentirà al 100%, ma nessuno si sentirà allo 0%, perché è lì dove la partecipazione reale c'è, quando tutti riusciamo a sentirci parte di un qualcosa. E significa lasciare andare, alcuni pensano rinunciare, in realtà è lasciare andare per un benessere maggiore. E lo vedremo con chi sarà con noi prossimamente nel corso di sociocrazia, no? Come può essere usato questo con la sociocrazia. Però sì, mi ha fatto molto sorridere perché il lavoro personale è una parte fondamentale anche del poter decidere bene insieme. Abbiamo una responsabilità personale.
Sì, grazie Jenny, ma siccome l'hai citato, a questo punto direi di dire due parole sul corso di sociocrazia che teniamo e poi passerò poi la parola a Michele. E chiedo anche a Diana se vuoi lanciamo anche un attimo l'immagine. Vai Jenny, se vuoi. Sì. Allora, beh, io e Lapo daremo un corso di sociocrazia a partire dal 4 di febbraio. Saranno delle pillole, perché ovviamente la sociocrazia si può spiegare, ma bisogna imparare a sentirla, a viverla, a implementarla, a cadere, a fare errori, ed è per questo che decidere è come andare in bicicletta. Non c'è una strada retta, non c'è un percorso prestabilito, come ha detto anche prima Marcello, in 20 anni si costruisce un processo veramente partecipativo e sempre si va migliorando la nostra rotta, e quindi affronteremo diverse parti dell'applicazione della sociocrazia nella speranza che le persone possano portarsi a casa parte della filosofia sicuramente e degli strumenti da applicare già o nelle loro famiglie, nelle interazioni con le persone più vicine o all'interno addirittura delle proprie organizzazioni, dei propri gruppi di attivismo. La sociocrazia è una filosofia di vita, non è soltanto un metodo decisionale, ha degli strumenti che possiamo applicare, ma possiamo davvero applicare nella nostra vita un modo diverso di comprendere la decisione, la gestione del potere, del controllo, della libertà, del quello che io voglio e quello che è il bene comune. E quindi se avete voglia di esplorarlo insieme a noi sarà divertente, altrimenti ci saranno altre occasioni. Grazie Jenny, grazie. E trovate poi tutte le informazioni nel link qui accanto nella chat, sia se volete iscriversi, sia se volete appunto approfondire un attimino. E invece volevo poi andare avanti con Michele e chiedergli proprio tornando alla sociocrazia, parlando di sociocrazia e sapendo che tu appunto lavori con cooperative, aziende, con fondazioni, anche start-up. Quali sono quegli elementi che trovi simili o affini alla sociocrazia che hai implementato, che hai visto migliorano le condizioni di un gruppo, che migliorano l'impatto che questo gruppo ha sul suo benessere e sul portare avanti le proprie finalità, i propri obiettivi? Allora, prima di tutto collaboro con vari tipi di organizzazioni, soprattutto sono organizzazioni che desiderano fare un cambiamento e quindi sono organizzazioni che magari non hanno ancora questa radice e che vedono un rischio nel non distribuire il potere, nella perdita anche della visione dell'organizzazione, perché ad esempio con il cambio generazionale il fatto di non avere persone che sposano la visione e la missione dell'organizzazione fa sì che venga messa a repentaglio proprio. Ci sono alcune cooperative, alcune organizzazioni che proprio si sciolgono perché non c'è più nessuno che porta avanti questa visione. Ma Quindi per... intanto è interessante, interrompo, ma per sottolineare Vai, che certo. quindi la prima cosa intanto è volere qualcosa, cioè avere un Esatto. intento di andare in una certa direzione. E questo è il Esatto. motore di partenza. E Ok. questo è proprio la base, il volere. Se non vuoi cambiare, possiamo portare qualsiasi metodo, ma non si può andare da nessuna parte. Ovviamente, entrando all'interno di un'organizzazione, e portando, nuovi metodi, quello che succede è che ci sono delle resistenze al cambiamento. Tutti noi abbiamo più fatica nel cambiare. Quello che è un collante fondamentale è proprio quello del condividere il proposito, condividere la visione, trovare il perché le persone stanno facendo quel determinato lavoro. Ad esempio, in una collaborativa con cui collaboro, che è una cooperativa sociale di tipo B, abbiamo sintetizzato e scoperto che il perché è stare accanto alle persone per riscoprire la straordinarietà di ciascuno. È una persona che supporta persone fragili nel lavorare e questo ci fa capire, ogni volta che magari abbiamo un momento difficile, se riusciamo a stare accanto alle persone? Oppure c'è un modo in cui posso stare accanto meglio. È qualcosa che è molto legata a questa parte di comprensione del proposito, cosa che nella sociocrazia è molto preziosa perché c'è il proposito organizzativo, ma anche il proposito di ogni cerchia, di ogni ruolo. E Di ogni questa... sottogruppo all'interno dell'organizzazione, ok? Esattamente, esattamente. E questo è una cosa fondamentale. Quello che io porto anche proprio questa mappatura delle cerchie, dei ruoli, delle competenze che servono.
Per farlo uso un software che è in via esclusiva e sperimentale, però vi faccio anche vedere, dato che posso fare qualche spoiler, che si chiama WeDo, dove con modalità sociocratica facciamo vedere le cerchie di chi sta collaborando, quindi questa è un'organizzazione che si occupa di sviluppo software, e c'è tutta la parte di sviluppo, la parte di strategia, la parte di comunicazione, di vendita. E all'interno della parte di sviluppo, quindi come nelle cerchie sociocratiche, possiamo vedere chiaro il proposito e i ruoli di cui ne fanno parte. Ad esempio, ho il ruolo di sviluppatore e il ruolo di sviluppatore ha le sue competenze e mansioni. La cosa unica di questo è che permette di gestire anche le attività, e far sì che tutto sia chiaro del chi sta facendo cosa, facendo sì che le comunicazioni siano molto chiare e trasparenti. Perché la seconda cosa che porta, diciamo, danno all'organizzazione è non avere le informazioni chiare e trasparenti. Per cui se non sono chiare le informazioni, il potere diminuisce perché ho meno capacità di decidere, ho meno capacità di dire la mia non avendo le informazioni condivise. E quindi una piattaforma può essere utile anche a questo, per facilitarlo. Infine, allineando le visioni, allineando le informazioni, avere gli obiettivi chiari è fondamentale, ma la comunicazione, quindi i cicli di feedback, quindi come dirsi le cose in modo che siano efficaci nel dirsele, è un'altra cosa fondamentale. Quindi anche nel corso so che tratterete il tema delle riunioni efficaci e dei feedback, è qualcosa che portando nelle organizzazioni si vede la differenza. Vi faccio un piccolo esempio di dati. Da quest'anno abbiamo iniziato un percorso in questa organizzazione, abbiamo dato, grazie alla direzione, ha messo degli obiettivi molto chiari, i settori hanno deciso come mettere in pratica gli obiettivi, quindi non è stata dall'alto vi diciamo cosa dovete fare, ma il potere è siete voi che potete decidere come farlo. E quello che è successo è che l'utile dell'organizzazione, che è una cooperativa che quindi non ha obiettivi di utile giganti e quindi fa servizi semplici, è aumentato del 7% e il fatturato dell'8%, che sono dati mai visti in 30 anni di cooperazione. Wow, grazie di questa, diciamo, immagine che ci doni, che ci dai, perché in qualche modo ci fa capire come quanto impatta questa cosa e quindi il potere che ha la modalità con cui ci si decide e con cui ci si organizza all'interno di un'organizzazione, di un gruppo. E sto, quello che hai raccontato un po', quindi sono diversi punti. Da una parte appunto il volerlo, l'organizzarsi, quindi con questo organigramma che ci hai mostrato, quindi il suddividersi i ruoli, le funzioni, l'operatività. Il condividere informazioni, infine l'avere riunioni efficaci, quindi modalità efficaci con cui trovarsi insieme a lavorare. E questo è un po' già uno scheletro importante della sociocrazia, anche di quello che andremo ad affrontare nel corso. Ok, vedo, io sono curioso anche di sapere, perché abbiamo una scaletta, ma abbiamo anche un po' di, abbiamo lasciato un po' di spazio anche alle interazioni. E fra poco vi direi di aprire anche lo spazio alle domande di voi che ci state osservando, ci state guardando da casa e ci state ascoltando. E intanto sono curioso di sapere se Jenny ha qualcosa da aggiungere o Marcello, e poi magari vi faccio qualche altra domanda. No, io volevo assumere Michele come mio sponsor della sociocrazia, grandissimo, esattamente questo, nel senso, a parte tutti non gli scherzi, ma è proprio quello che succede quando le persone si gioca all'interno dell'organizzazione fra un'autonomia personale, quindi tu ti senti di avere una libertà, un potere, una capacità, ti metti in gioco la tua creatività e al tempo stesso l'allineamento con la struttura. Quindi a volte nelle organizzazioni a vecchio stile siamo abituati al controllo, chi da sopra controlla e le persone fanno. E dall'altra parte nelle organizzazioni orizzontali non c'è nessuno, fingiamo che non ci sia potere, che non ci sia, no? Alcuni talenti si nascondono. Quindi nel momento in cui invece noi ci mettiamo davvero in gioco con delle strutture come la sociocrazia, come delle forme di governance, no? Di presa di decisione che veramente valorizzino le varie persone. Stiamo permettendo a tutti di essere parte,
portare all'interno dell'organizzazione ciò che la persona, perché tutti noi abbiamo qualcosa da portare e quindi riusciamo ad aprirci, a arricchirci ed arricchire al tempo stesso, ci sentiamo parte di qualcosa, distribuiamo la responsabilità e il potere, perché il potere è capacità di azione e implica una responsabilità, perché ogni mia azione ha un impatto e devo prendermene responsabilità. Quindi siamo capaci di condividere questa parte e impariamo a farlo nel rispetto, come diceva Michele, con riunioni efficaci, con uno stile di comunicazione. Quindi il poter lavorare o vivere con i nostri compagni, con i nostri amici, nei gruppi, è qualcosa di davvero wow. E ascoltarti, Michele, mi faceva sorridere, un gran piacere. Quindi grazie per portare questi esempi. Grazie Jenny. Grazie. Allora, io volevo chiedervi, siccome intanto così una domanda della risposta rapida. Nelle organizzazioni, anzi, intanto a Marcello, in banca etica come decidete? Nel senso, c'è una riunione di non so quante persone, quando ti trovi in un meeting? Dipende, no, non i 48.000 che dicevamo prima, però magari una Non decina, dai, 48.000, quindi riusciamo a sottogruppi mettere. intanto. Esatto. Sì, Quindi un pochino la banca, sì. Dico No, vai, vai. un pochino. No, dico un pochino, c'è anche già questa struttura simile a quella della sociocrazia per cui ci si divide in cerchie, in sottogruppi, anche nella vostra realtà. Paradossalmente all'interno dell'organizzazione della banca questa cosa è scesa meno, ci stiamo lavorando proprio in questi anni e anche qua l'abbiamo presa un po' di punta, nel senso abbiamo fatto una serie di incontri proprio sul tema della governance cooperativa e partecipata, perché finora l'abbiamo sempre intesa nella relazione con i soci, nel patto associativo con i soci, perché sono i soggetti che, se vogliamo, hanno permesso alla banca di nascere e quindi sono quelli che hanno avuto la priorità. Oggi sempre più ci rendiamo conto del fatto che abbiamo bisogno di tradurre questa cosa anche all'interno dell'organizzazione, quindi quando mi parli di riunione e mi viene in mente la classica riunione di ufficio, noi abbiamo lavorato tanto, ad esempio, sul tema che poneva prima Michele, che è il tema dei feedback, più inteso dal mio punto di vista come feedback personali, no? Che vuol Rispetto dire al feedback? feedback intesi come ti do una restituzione rispetto a determinate azioni, comportamenti e a ciò che ha funzionato, ciò che ha funzionato e ciò che può essere Ok. migliorato, magari. Quindi Ok. abbiamo cercato di creare una cultura in cui ci sia l'apertura a dare e ricevere feedback, che non è per niente scontato, perché appunto ci sono tutte delle corde anche personali che vengono toccate dalle persone che non sono abituate a dare e ricevere feedback. Da un punto di vista però, riprendo il tema della comunicazione, dell'informazione, la circolazione dell'informazione che Michele dava, che secondo me è fondamentale. Quello che vedo come fondamentale e su cui stiamo anche lavorando è la creazione di meccanismi di feedback organizzativi, non personali, individuali, che portino a una migliore comunicazione tra i vari soggetti, tra i vari gruppi che si occupano di tematiche differenti e che possano portare appunto a una diffusione dell'informazione all'interno dell'azienda, ma anche a ridurre quella frustrazione che dicevo prima, relativa al ho detto la mia e non è stata ascoltata, perché se io ho un meccanismo di ritorno che mi dice: ok, la tua idea è stata ascoltata, questo è quello che ne abbiamo fatto e questo è il motivo per cui eventualmente abbiamo scelto di non metterla in atto. Questo mi fa sentire ascoltato, mentre se io do un'idea e non ne so più niente, vedo solo che questa idea non è stata realizzata, lì sì che scatta la frustrazione personale o organizzativa che sia, perché può essere un intero gruppo che va in frustrazione perché dice: noi facciamo un sacco di cose, un sacco di proposte e non capiamo poi che cosa ne è. Su questo, appunto, noi stiamo lavorando, come banca, come gruppo, in maniera abbastanza, forte, proprio per cercare di, dare sempre più riscontri anche rispetto alle decisioni che sono prese. E io porto l'esempio mio, come dicevi, io mi occupo di pianificazione strategica. Quando noi scriviamo un piano strategico, coinvolgiamo un sacco di persone, di gruppi diversi. E una delle cose che sta diventando sempre più fondamentale è, oltre ad ascoltarti, grazie delle tue idee, perché mi stai arricchendo, è darti un riscontro, ok? Dopo qualche mese,
tornare da te e dire grazie, queste sono le idee che sono uscite da questo gruppo di discussione, queste tre le abbiamo messe in campo perché sono importanti, queste altre due no, e questo è il motivo per cui non l'abbiamo fatto. E perché sennò abbiamo notato che questo porta grande disaffezione, e la prossima volta che ti vengo a chiedere qualcosa, perché ho bisogno delle tue idee perché sono troppo preziose, potresti non essere così disponibile a darmele, potresti essere frustrato. Quindi secondo me Quindi ci questo sono torna poi. due fattori, no? Un po' l'integrazione della cultura del feedback, che è centrale anche nel sistema della sociocrazia, uno dei tre pilastri proprio, quindi imparare a valutare ed evolvere in base a quello che sono i feedback via via nell'implementazione, per esempio, di una proposta, di una decisione, e la comunicazione, quindi il fatto di il feedback stesso è un modo per comunicare, rimanere in un flusso di informazioni e nel sentire che la mia partecipazione ha un valore ed è, no? È riconosciuta in qualche modo. Eh sì. Ok, grazie intanto perché intanto anche parlando stiamo costruendo un po' i vari elementi anche della sociocrazia attraverso esempi concreti. E sto pensando, no? Perché per me è magari da facilitatore, ho scoperto anni fa il metodo dell'assenso, il metodo del consenso, e sono due metodologie di una certa famiglia, direi, di metodi decisionali, che però non sono noti a tutte le persone in realtà. E anzi qua chiederei, non so quanti video ci sono. Quante persone conoscono il metodo dell'assenso, che utilizzano un metodo che non è maggioranza, che non è per maggioranza? Voi lo conoscete? Qualcun altro lo conosce, ma non tantissime persone. Ok, io direi, Jenny, ma ci racconti qualcosa della differenza tra un metodo per maggioranza, ma anche degli esempi proprio pratici? Tra un metodo per maggioranza e un metodo che invece va ad ascoltare le diverse voci presenti in un gruppo, in un'organizzazione. Wow, cercherò di farlo in maniera rapida, concisa e spero chiara. Il metodo Vai. per maggioranza credo lo conosciamo tutti, c'è una proposta, un'idea, una decisione da prendere, una maggioranza dice sì e una minoranza dice no. Quando Tipo, succede questo? stasera andiamo a mangiare una pizza insieme? No. Noi tre diciamo sì e tu dici no, ok. Che Si può succede? fare che i tre vanno e la persona non ci va. Oppure ci va Oppure ma è la persona scontento. che non vuole andare ci deve andare ugualmente, o no? Normalmente, se è per maggioranza, funziona così. Quindi c'è sempre una parte che rimane fuori dal gioco in qualche modo o deve subire il gioco che è stato scelto da altre persone. Che poi lo suba o non lo suba, che sia un problema o non sia un problema. Il punto è, quelle persone non sono d'accordo e se io non sono d'accordo con una decisione, quello che faccio è bloccarla, non sostenerla, boicottarla, creare sistemi e maniere per andare contro quella decisione, quindi vado a creare ostacoli e questo non rende fluido nulla. Allora si è pensato, proviamo a fare qualcosa dove la gente si senta più inclusa e per esempio si è preso il metodo del consenso, dove tutte le persone hanno il diritto di parlare e esprimere la loro opinione su una proposta, su una decisione da prendere e si va, diciamo, ad ascoltare ogni voce e si torna ad ascoltarla fino a quando non si riesce a trovare un'idea, una decisione che sia davvero sostenuta da tutte quante le persone. Significa che nessuno dice io mi sottraggo dal sostenere questa responsabilità, dal accompagnare il progetto verso questa direzione, dal come famiglia fare una o un'altra cosa. Questo processo è molto bello, è molto profondo e al tempo stesso è molto costoso in termini energetici perché porta veramente a andare a snocciolare e a trovare il punto di accordo fra tutte le persone presenti. Il metodo dell'assenso, che invece è quello che presenta la sociocrazia e l'olocrazia, per esempio, ci parlano del non essere contro una decisione, no? Che torniamo un pochino a quello che io dicevo prima, quando prendo una decisione insieme ad altri, so che non sarà perfettamente la decisione che io voglio prendere, sarà una decisione che va bene a me e agli altri. Allora, per esempio, andiamo a mangiare una pizza questa sera, sì. Se
Ci sono anche certi tipi di ingredienti piuttosto che un certo tipo di ambiente, piuttosto che la possibilità di mangiare qualcos'altro. Quindi includo nella proposta iniziale qualcosa che possa stare bene anche a me, ma non è la mia proposta. Quindi quando io prendo una decisione con l'assenso, non devo essere contro. E se sono contro, a differenza di come siamo spesso abituati, questo non va bene, non mi piace, no, ah no, e perché? Portami la ragione e portami anche una possibile soluzione, perché così ci spostiamo dal nostro modo normale di spesso di funzionare, no, non va bene, non va bene e come andrebbe bene aiuta il gruppo a prendere la decisione più corretta. Quindi è davvero prendere una decisione insieme agli altri, consapevole dei tuoi limiti e al tempo stesso con la visione e il fuoco sempre al progetto e a quello che è meglio per il bene comune, che sia appunto una decisione fra amici, una decisione in un gruppo di attivismo o in un'organizzazione o in una piccola, in un'istituzione. Quindi è proprio la differenza, si dice spesso, no? Che il metodo del consenso è essere a favore. Il metodo dell'assenso è non essere contro. Qui chiedono, c'è una domanda dalla chat, intanto grazie di questa descrizione, poi appunto proprio nel terzo incontro del corso ne parleremo in modo più specifico, andremo a fare proprio pratica degli esempi pratici e concreti di come poterlo attuare, di poterlo utilizzare anche nei nostri gruppi. C'è una domanda che ci fanno in chat nel frattempo, l'assenso è compromesso? In alcuni contesti potrebbe essere questo? Se tu ti prendi la responsabilità, non intendo che cosa significa essere compromesso? Significa essere manipolato? Dipende dalla facilitazione, dipende spesso dalla capacità delle altre persone di prendersi il proprio potere personale e di dire no, o di portare una cosa che sentono di essere vera. Spesso, quando diciamo che qualcosa è compromesso è come se dessimo la responsabilità al di fuori, c'è sempre uno spazio d'azione dove noi possiamo prenderci una responsabilità per fare qualcosa in più. Però può succedere quando le persone non si prendono il proprio potere, quando la persona che facilita si spaventa, quando entrano, per esempio, in gioco questioni di anzianità, quelle che in un altro gergo si chiamano rango, no? Però quando ci sono delle sottomissioni, fra virgolette, che sono piuttosto emozionali, non tanto magari strutturali o in parte strutturali, ma si può sempre andare a lavorare su queste cose. L'importante è che le persone, lo possano anche denunciare e si sentano sicure a sufficienza per farlo. Grazie. Intanto continuano ad arrivare qualche altra domanda in chat, se ne avete ancora alcune scrivetele in questo momento che è un buon momento e abbiamo ancora qualche minuto per poter leggere e provare a dare alcune risposte. Qui ci dicono, intanto hai fatto l'esempio della pizza fra noi quattro, ma in un gruppo più numeroso, è altrettanto possibile gestire divergenze o le esigenze diverse di più persone in un gruppo numeroso? Cosa facciamo con la sociocrazia? È sempre possibile, ci sono dei modi, voglio dire, intanto le riunioni non sono super numerose, c'è della struttura, il gruppo si divide in ruoli, in sottogruppi, ci sono rappresentanti, c'è una struttura che garantisce che si possa fare. Quindi sì, è possibile farlo in maniera diversa, cioè con gruppi di 20 persone, non metti 20 persone nella stessa stanza a decidere su una cosa. In sociocrazia si dice chi lavora insieme decide insieme. Quindi se io e te puliamo la cucina insieme, io e te decideremo come puliamo la cucina. Magari dall'hotel ci diranno, chi sta sopra all'azienda di pulizia ci diranno. Che dobbiamo usare prodotti ecologici che magari ci danno il prodotto, ma se pulisco prima una cosa, prima l'altra, lo decidiamo insieme e non c'è bisogno che ci siano altre persone a decidere quello.
Quindi è la separazione, quello di cui parlava Michele prima, la separazione dei propositi, delle aree di influenza che ognuno di noi ha. Quindi con struttura, chiarezza, ci sono relazioni più sane. Wow, ok, grazie. Intanto che aspettiamo, vediamo se c'è qualche altra domanda, vediamo, intanto scorro anch'io la chat. Il silenzio assenso è un metodo coerente o inerente alla sociocrazia? Il silenzio Il assenso, forse silenzio non usciamo un pochino dice dal niente. tema, ma... La mia professoressa di latino alle scuole mi diceva: il silenzio non dice niente. L'assenso deve essere confermato, devi dire sì, non ho obiezioni, sì, do l'assenso, alzare il dito, ma c'è sempre un giro dove si mostra e si è trasparenti perché la presa di decisione, per essere veramente consapevoli e presenti, che sei lì e l'hai presa quella decisione. Quindi silenzio e assenso è più un modo di dire: se non mi dai risposta, io vado avanti comunque. Non vale come Che... metodo decisionale, forse, ma in qualche modo può essere utilizzato. No? Ok, sono. Oh, qui c'è una lunga domanda, vediamo un pochino. Se volete, io vorrei aggiungere qualcosa su... Come prendete le decisioni? Che è la domanda iniziale. Ti chiedo di farlo Super. in modo molto sintetico e poi sì. Che il tema è: per ogni tipologia di decisione ci può essere un metodo diverso. E quindi l'assenso è utilissimo per decisioni strategiche, dove tutti devono avere parola, ad esempio, per decidere chi è la persona che deve fare quel ruolo, chi deve rappresentare le persone. Se noi usiamo l'assenso per una decisione più operativa, rischiamo di investire tantissimo tempo e tantissime energie che magari non sono utili. Per questo, l'assenso è utile per la decisione strategica, per la decisione operativa c'è la delega, e quindi io do l'autocrazia, e quindi mi fido che quella persona che io ho scelto faccia le cose, come diceva Jenny, col suo criterio, ma perseguendo il proposito. E al massimo le darò dei feedback su come migliorare, su come gestire meglio questo. Quindi anche Ok, l'autocrazia, che è un metodo che di solito dice: ah, no, non va bene, in realtà è un metodo molto prezioso. vedo che stanno arrivando altre domande, in realtà molto molto interessanti, ma non so se abbiamo il tempo adesso per risponderle. Alcune erano legate appunto al fatto che la sociocrazia è più impegnativa, richiede tempo e quindi c'è una questione intorno a questo. Cambio del mondo e del sistema non viene con uno schiocco di dita, sicuramente. E forse il tempo che si risparmia a decidere, che si risparmierebbe a decidere, quindi il tempo che si mette in più a decidere con un metodo appunto come quello che abbiamo appena descritto, poi è tempo risparmiato in seguito perché molti conflitti vengono lavorati in anticipo e si va tutti uniti in una stessa direzione, quindi tutta una serie di cose che potrebbero accadere nell'andare in direzioni diverse si riesce un pochino a limarle, ma forse anche proprio a risolverle in anticipo, quindi sì, più tempo, ma forse meno guardando a lungo termine. Però non abbiamo tempo, Sì, ha vai. solo più tempo perché dobbiamo lavorarci noi come individui, vorrei dire quello. Cioè, la sociocrazia, così come qualunque altro metodo partecipativo, funziona nel momento in cui noi individui siamo disposti a metterci in gioco per fare questo salto. E anche abbiamo le competenze e disponibilità di farlo, perché ad esempio noi, lavorando in una cooperativa con inserimenti lavorativi, dove anche la competenza mentale a volte è più complessa, proporre di usare l'assenso sarebbe uno stress molto alto per le persone, quindi bisogna anche riuscire ad avere un livello di consapevolezza. Quindi c'è un sacco da imparare, ma quando lo impari è un metodo che poi io applico anche spesso alle relazioni, quindi alle associazioni, ma anche alla mia famiglia. A volte, per prendere decisioni, usiamo un metodo proprio che poi viene interiorizzato come metodologia, perché è un po' una filosofia dell'ascolto, dell'aggiungere, del fare proposte. Quindi quasi non ti serve la votazione, vedere il gesto di mano per farlo, Diventa poi ma un'attitudine. diventa un'attitudine. Quindi la sociocrazia è utile veramente per tutti, per cambiare il modo di collaborare. Ah, adesso in modo collaborativo vi direi che purtroppo non abbiamo tanto ancora tempo per rispondere. In realtà stanno cominciando ad arrivare domande sempre più interessanti su Comte addirittura, che è un po' quello che ha ideato il termine sociocrazia, che legame c'è tra la sociocrazia di Comte e quella di cui parliamo noi, e sicuramente c'è, ma non ne parliamo adesso, e altre domande che
probabilmente troveranno risposta nel corso che andremo a tenere dal 5 di febbraio, grazie alla Scuola di Capitale Sociale. E vi ricordo, visto che siamo in conclusione, che chi ha partecipato a questa lecture avrà uno sconto rispetto alla quota di partecipazione al corso e vi arriverà per mail maggiori informazioni. E volevo chiedervi, prima di chiudere, prima lo chiediamo a tutte le persone che ci stanno osservando e poi ce lo diciamo e lo raccontiamo anche noi quattro, cosa porto con me da questo incontro? Che sia stato breve, sia stato pieno di vari elementi che avrebbero ognuno bisogno di molto più tempo per essere esplorato a fondo, però è stata un po' una spennellata qui e là di potere, di decisioni, di feedback, la cultura del feedback, come organizzare gruppi, sottogruppi, riunioni efficaci, attitudini interiori, tanti elementi sono emersi. Cosa porto con me da questo incontro? A livello di sensazioni, di emozioni, di qualche comprensione che ho avuto? Per rispondere, visto che siamo tantissime persone, non lo possiamo fare con i nostri microfoni aperti, lascio la parola alla regia e intanto voi riflettete e ascoltatevi su quello che è ciò che portate con voi da questo incontro. E intanto che riflettete, anche voi, Michele, Marcello, Jenny, riflettiamoci. Vai, Diana, dalla regia. Sì, senza uscire troppo da uno stato introspettivo, vi chiederei di cercare su qualsiasi motore di ricerca abbiate, menti.com, Mentimeter, non so se l'avete mai visto, ma è uno strumento che ci consente di aggregare delle parole chiave e di avere un'impressione, no, di quello che ci accomuna, no? Quindi su menti.com potete scrivere questo codice che vedete in alto, quindi 56719137, sembra una promozione di sembra una televendita così, però scrivendo questo codice potete inserire le vostre risposte, delle parole chiave su che cosa portate da questo incontro e piano piano vedrete che appariranno e si aggregheranno tra di loro. Quindi, prendiamoci il tempo di fare questo. Magari ce lo scrivete anche in chat. Per chi ha difficoltà nel farlo con Mentimeter, potete anche scrivere in chat quelle che sono le vostre impressioni, quello che portate con voi. Intanto vedo iniziare ad apparire tante parole, al centro c'è curiosità, si mischia tutto e viene fuori consapevolezza, un po' di confusione, c'è saggezza, c'è teoria. È bello vedere come si muove mano a mano, c'è molta speranza che sta arrivando in quest'ultimo minuto. Governance, il sentirsi parte. Michele, vuoi aiutarmi a leggere? Stanno diventando sempre di più, per favore. C'è dell'entusiasmo, della saggezza di ridistribuire il potere, la passione, la cooperazione, il fare insieme. C'è della partecipazione, della cooperazione, dell'impegno, della fratellanza e sorellanza, del sorriso. E c'è sempre questa curiosità, bella grande, consapevolezza altrettanto grande, la speranza. La speranza che diventa sempre più grande e anche la parte dell'ascolto. E intanto che continuano a modificarsi le parole, possiamo leggerle. Chiedo anche a Michele, Marcello e Jenny di esprimerlo, visto che noi abbiamo il privilegio in questo momento di poter avere il microfono aperto, di esprimere cosa porto con me da questo incontro e per cosa sono grata e grato. In una frase, in qualche frase. Io con me porto una piacevole sensazione di condivisione di esperienze che spesso sono nascoste e che quindi non si vede la bellezza che c'è anche nel raccontare cosa succede all'interno dell'organizzazione praticamente e che può portare a grande ispirazione. Quindi
quasi un invito del rifacciamolo, ricondividiamo, apriamo questo salotto di condivisione sulla sociocrazia periodica per condividere maggiormente questo, perché anche con la comunicazione si crea più trasformazione e realmente possiamo cambiare il mondo comunicando. E tantissima gratitudine per Scuola Capitale Sociale e per voi per la facilità e la bellezza nella condivisione. Grazie Michele. Chi va, Marcello? Gianni? Vado io. Vai Posso andare Marcello. io? E mi porto a casa un sacco di sorrisi. Mi è divertito molto che, sempre per dietro le quinte, stavamo riflettendo su come facciamo a prendere la parola, alziamo la mano, non alziamo la mano. Invece bastava guardare Jenny, se stava ridendo vuol dire che aveva qualcosa da dire. E questo è stato bellissimo. E, in generale sono molto grato di questa conversazione. Sono grato ad alcune delle cose che ho letto, soprattutto voglio tirar fuori, cioè leggo della perplessità, della scetticità, della non applicabilità e secondo me questi sono anche quei feedback da cui nascono spunti di miglioramento e anche sfida, mi viene da dire, di cose da chiarire durante il corso o in prossimi incontri. Quindi wow, bello che ci sia anche utopia, forse è inteso in questo senso, e bello che ci sia anche la capacità di esprimere anche quello che non ha funzionato, i punti di scomodità. Che secondo me anche nella sociocrazia sono degli elementi fondamentali, no? Perché è da quelle scomodità che poi impariamo a migliorare le cose. E sono molto grato a voi, alla Scuola di Capitale Sociale che ci ha fatto incontrare prima dal vivo e poi virtualmente. E questo, e a tutte le persone che sono state qua con noi in questa ora. Grazie Marcello, grazie. E io mi porto connessione e la gratitudine a ascoltare Michele e Marcello parlare del lavoro che svolgono, no? Nelle organizzazioni, il cambio che si fa sul, no? Sul piano reale, avere questi compagni di squadra, mi fa sentire wow, super grata. Per me è stato un piacere stare qui. Ringrazio la Scuola di Capitale Sociale per, no? La fiducia che ci ha dato questo spazio, a Lapo che sarà il mio compagno di giochi e a voi per essere qui e essere rimasti qui un'ora ad ascoltarci, a condividere con noi e speriamo che le persone scettiche trovino qualcosa che le convince di più, che non deve essere la sociocrazia. E Grazie grazie a tutti. Jenny. Siamo in chiusura, sono le 7. Voglio ringraziare anch'io, prima di tutto, Diana, dalla regia, Diana Bargo che ci supporta in questa avventura, sia di questa ora qui, ma anche durante il corso. Marco e la Scuola di Capitale Sociale. E ringrazio chi da Comte, ma anche da prima, forse dalla storia dell'essere umano, si sta occupando di migliorare le condizioni di come l'essere umano si organizza, e noi siamo solo un puntino in fondo a questo lungo percorso e speriamo di portarlo avanti, anche di migliorarlo nei punti in cui è fragile, nei punti in cui appunto non è facile integrarlo. La sociocrazia è una modalità tra le varie. E ringrazio tutte voi e tutti voi che siete stati qui quest'ora, che avete dedicato tempo a voi stesse, a voi stessi e tempo a crescere, a comprendere, a interrogarvi. Grazie per le domande e per essere stati qui in questa serata.